Una storia di resistenza, di antifascismo, una storia di libertà. Storie aretine di resistenza ed antifascismo, tra paure, ombre, inganni e tradimenti. È stata la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo ad ospitare l'iniziativa promossa dalle ACLI e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Abbiamo scelto questo periodo proprio perché siamo in prossimità della nostra festa della liberazione del 25 aprile. Questo chiaramente è un pezzetto di storia locale, ma la storia con la S maiuscola la fanno anche tante piccole storie locali. Cuore dell'iniziativa, la presentazione del libro Una lira per tre vite, che racconta il massacro di Sante Tani, di Don Giuseppe Tani e di Aroldo Rossi. Da queste pagine, oltre che la ricostruzione della cattura e del massacro dei fratelli Tani e di Aroldo Rossi, viene fuori anche ancora più luminosa la figura dei tre, in particolar modo di Aroldo Rossi, in quanto era quello meno conosciuto. Cioè, Aroldo Rossi si vede benissimo che era un antifascista di lunga data e che già nel febbraio del 1944 i repubblichini avevano tentato di ucciderlo. E poi viene anche fatta luce su tutti i dubbi e illazioni che hanno accompagnato questa vicenda per oltre 70 anni. L'opera è nata dalla collaborazione tra i due maggiori ricercatori e conoscitori della storia locale, Santino Gallorini ed Enzo Gradassi, quest'ultimo scomparso nel maggio 2020, pochi giorni dopo la consegna del libro alla tipografia, dunque la pubblicazione è arrivata postuma. Questo libro è importante perché ripercorre la guerra della seconda guerra mondiale e specialmente per quanto riguarda anche il mio caso è importante perché l'ho vissuta a San Severo dove 17 persone furono uccise per rappresaglia, fra cui il mio babbo.